Buongiorno, sabato 2 marzo, voi probabilmente vedrete questo video o lunedì o domani, che è domenica. Un po' troppo bianco? Probabilmente un po' più normale come colorazione. Che occhiaie, ragazzi, ultimamente sto andando a dormire alle 4, cioè non riesco ad addormentarmi prima e mi sveglio alle 8 del mattino per poi scendere whisky, fare tutte le cose che ho da fare in casa e noi donne sappiamo cosa c'è da fare in casa. Comunque, vabbè, non so, forse è il periodo, boh, questo comunque mi succede soprattutto quando arrivo alla notte. Vabbè, dettagli. Oggi ho fatto un sacco di cose, ho fatto colazione, alla fine gli Oreo non li ho mangiati anche se li adoro, mi sono mangiata soltanto la barretta e un po' di uva. Ho messo a fare la lavatrice, ho messo a fare le rape, farò le rape quelle stufate perché ho dimenticato di comprare l'acciuga e le rape senza acciuga no, non vanno bene, quindi le farò soltanto stufate con un po' d'olio e un po' di limone, che tra l'altro quelle come contorno ci stanno, però se mi giro quasi quasi faccio la pasta con le rape. Ma per fare la pasta con le rape mi serviva l'acciuga. No, non la posso fare. Sinceramente non mi va di scendere, anche perché ora devo stendere le robe. C'è un brutto tempo a differenza di questi giorni che era un bel tempo. No, no, anche perché c'è sempre da fare qualcosa in casa. E io tra giovedì e venerdì mi sono messa proprio, ho detto no, oggi e domani. Faccio casa, pulisco per bene casa come se fosse un sabato, così che sabato non faccio nulla. Ti pare che non devo fare nulla? No. Quindi ho messo a fare la lavatrice, ho messo a fare la rap, ora mi metto ad aggiustare la postazione make-up perché è completamente disordinata. Cerco di mettere un po' d'ordine in questa stanza che tra l'altro è inutilizzata e in effetti è la più fredda della casa. È del salone praticamente. Ecco, spesso mi chiedete di farvi vedere casa, di farvi un tour della mia casa, un home tour. Sì, ho messo questa specie di lenzuolo sul, che poi è una tovaglia, sul divano, perché avevo ordinato il copridivano, solo che mi è arrivato in taglia sbagliata, quindi l'ho rispedito e cercherò di prendere l'altro copridivano. Evidentemente tre posti non va bene, anche se è un tre posti questo. Vabbè, comunque dicevo, questa è l'unica stanza che rimane vuota perché la viviamo poco. Noi viviamo tantissimo la camera da letto, la cucina e il bagno. Sostanzialmente quelle. Né la camera dove appunto giro i video e né la camera. E in questa camera viviamo, quindi le due sono molto molto fredde, soprattutto quando tipo non pranziamo, non ceniamo qua dentro. Comunque sia, guarda che bello il mio pavimento, non ho utilizzato la cera, ma ho utilizzato un nuovo Ajax, che per me è nuovo. E mi piace perché ha questo, anche se non è per marmo, lascia il marmo molto molto lucido. E quindi nulla. Che è? Ah, ecco perché non si sentiva. Hai sentito questo rumore? Ecco perché non si sentiva, hai sentito questo rumore. Mi sa che si è bloccato il Glade che ho messo qui perché ho comprato praticamente che cosa è successo a te? Che ti è successo? Vediamo. Ah, no, funziona. Ma perché non funzionava? L'ho sentito sotto sforzo. Ho comprato praticamente, ora te lo faccio vedere, ti porto con me in casa. Allora, ho comprato sotto consiglio di Federica, che saluto, se mai stesse vedendo questo video, lui. Oro rosa, brezza marina. Buono, buono. Io sono molto pigra, me l'avete visto su Instagram e intanto. Mi avete chiesto anche tramite direct dove insomma l'ho acquistato. Io l'ho acquistato, ora l'ho messo all'ingresso perché fa un buon odore.
L'ho acquistato praticamente su Amazon perché sono molto pigra e quindi di conseguenza andare in giro per trovare brezza marina mi sarebbe sembrato un po' eccessivo. Comunque sia, cosa che non ho detto, il prezzo, perché alcune me l'hanno chiesto su Amazon, era su Direct, era di 13 euro all'incirca. L'unica cosa è che mi è arrivato tipo con mancante un pezzo così, cioè manca proprio un pezzo. Boh. Eccole qui le mie rape, sono andata a scolarle e ora le ho messe in padella perché ho cambiato idea, le voglio mangiare con la pasta, quindi ho messo un po' di scalogno, ho fatto soffriggere olio e scalogno, poi ho messo le rape, le lascio andare giusto un po', tu pensa che queste sono 1 chilo di rape, e poi andrò a mettere delle uova di lompo, non lo so, voglio fare questo esperimento, vediamo se non dovessero venire bene non lo faccio più. Eccoci qui, allora in teoria non si dovrebbe mettere il formaggio sul pasta e rape, però visto che mi sono venuti un tantino dolci, gliel'ho messo un po' di pecorino perché comunque a me piace. Allora, qui c'è un po' di quinoa, me lo concedo visto che ho deciso di evitare completamente. Sono storta? Sì, sono storta. Di evitare completamente le salse. Quindi mi concedo una bevanda gassata a pranzo. Allora, dicevo, evitare completamente le salse, questo diventerà anche un mukbang, quindi se vi dà fastidio vedere gente che mangia e parla, evitate questo passaggio, andate avanti e probabilmente vi ritroverete alla fase dove mi asciugo i capelli. E quindi dicevo, ultimamente io sto mangiando tante tante salse, sarà che comunque nel locale dove lavoro, vuoi o non vuoi, ce li ho sempre davanti agli occhi. Mi raccomando, fateli con le orecchiette fresche, non ve le ho fatte vedere. Non utilizzate quelle secche perché ad esempio le ho utilizzate oggi, mi si incollano tutti, si incollano tutte. però sono buoni, molto molto buoni, non c'entrano assolutamente nulla con quelli congelati che trovate tipo all'Eurospin. E quindi dicevo, col fatto che sono sempre a contatto con salse che tra l'altro io adoro, come la maionese, salsa rosa, salsa messicana, salsa bacon, salsa burro, cioè tutte queste salse io le amo. Però non so se notate il mio viso, il mio fegato, il mio stomaco ne risente. E quindi ho deciso di darmi una bella calmata, anche se ora in forno, tipo, come secondo, ci sono i bastoncini, quelli di verdura, che non può accompagnarli con una salsa, cioè io che devo fare, devo mettere limone e basta. Mi dispiace. Ieri mi sono arrivati, anzi avantieri, dei pacchettini, che poi vi mostro. La L'Oreal si è decisa a inviarmi qualcosa, incredibile. Forse l'ha fatto perché ogni tanto faccio lo svuota la spesa a Tigotà. Sostanzialmente mi ha mandato shampoo, balsamo e una specie di crema
districante di quelle della nuova linea Bye Bye Spuntatina. Piega finita. Devo dire che ci ho messo veramente poco, meno di 10 minuti per farmi la piega. Voi vabbè, non avrete visto sicuramente 10 minuti, ma meno di 2. E bello, sono venuti fuori i riflessi, il capello, beh, questo è dovuto anche da come viene messo in piega. Il capello comunque è lucido, morbido. Beh, diciamo che mi piace, soprattutto profumato. Lo sento un po' pesante, però insomma, vedremo, vedremo in questi giorni, questi 2 giorni, e poi al massimo vi faccio sapere tramite stories di Instagram. Vi devo far vedere ciò che mi è arrivato. Sì, un po' di disordine, lascia stare, non era proprio in programma di girare appunto un video. Non accendo l'altra luce perché secondo me è troppo, vediamo. No, è troppo, lascia stare. Allora, mi è arrivato questo kit di L'Oreal, della quale vi stavo parlando prima, contenente la maglia all'interno, un pennarello per segnare la lunghezza che voglio tenere, e poi appunto shampoo, balsamo e questa sorta di riparatore per le punte. Ora, io durante il corso del tempo vi farò sapere con un video dei top o dei flop se questi prodotti mi sono piaciuti oppure no. Una cosa che ho notato su Instagram, e la cosa mi è dispiaciuta un po', è che molte influencer tendono a pubblicare le foto appunto per sponsorizzare il prodotto. Apro e chiudo parentesi, io non sono stata assolutamente pagata da L'Oreal, molte influencer sono state pagate. Quando leggete sopra le foto su Instagram, i post di Instagram, foto sponsorizzata o video sponsorizzato da L'Oreal, Essence, Kiko, tutto il resto, vuol dire che la persona che vi sta mostrando il prodotto è stata pagata. Nel mio caso non è così, non mi perderei a dirvelo. E nulla, ho notato che molte hanno pubblicato la foto, e i prodotti erano completamente sani, cioè quindi mai utilizzati. Cioè, io una cosa che dico, cavolo, utilizzalo almeno una volta per capire se il prodotto comunque ti piace. Ma indipendentemente dal fatto, che lo devi sponsorizzare, però sii sincera, perché se io che sono da questa parte ti consiglio questo elastico e ti dico che si allunga tantissimo, e tu che stai dall'altra parte lo vai a comprare e ti si allunga così, mi vieni a dire: Vale, ma non sei sincera, ma che cavolo di recensioni pubblichi? E non lo so, questa cosa non, io non ho mai sostenuto sta politica. Vabbè, comunque, a parte questo, mi sono arrivati anche questi qui, che sono delle creme mani di Mercy End. Io ora adoro questo brand, si vende anche da Sephora, quindi è facilmente reperibile da Sephora, e vi consiglio sempre di acquistarli con uno sconto, perché spesso e volentieri Sephora vi dà il 20% di sconto, comunque quando è il compleanno, se non sbaglio il 30 o il 40, ora non mi fate dire una cavolata, non me lo ricordo, se ve lo ricordate voi fatemelo sapere con un commentino. Così che insomma anche tra di voi vi sapete consigliare. E quindi appunto queste creme mani, queste le conoscevo già come profumazione e mi piacciono. Questa per me è nuova. E poi anche questa non vedevo l'ora di provarla, profumazione limited edition unicorno. No, vabbè, è simpatica, l'ho usata prima, è da tipo di caramella, carina, molto molto carina. E poi niente, questa pure per me è nuova, questa è alla ciliegia. A me i gel mani ad esempio piacciono tantissimo, questi li metto ogni tanto in borsetta, però non li utilizzo
Tantissimo, ma quando comunque voglio ammorbidire le mie mani, sono lì che ne metto un po' perché mi lascia proprio un buon profumo sulle mani. Quindi quelli mi sono stati omaggiati da Mercy Hand in collaborazione con il sito Octoly, così come mi è stato omaggiato il nuovo fondotinta di Clinique. Io di questo ne ho sentito parlare tantissimo. L'ho preso nella colorazione CN28 Ivory. Eccolo qui. La speranza che metta a fuoco, sì. Allora, l'ho utilizzato già una volta, voglio girare il video Get Ready With Me con gli altri prodottini, voglio fare proprio un make-up tutorial e voglio mostrarvelo applicato, quindi non ve ne parlo più di tanto, l'ho già utilizzato, però appunto non posso dirvi tantissimo perché avendolo utilizzato una sola volta, ho un parere, non posso darti la mia prima impressione. È sicuramente confortevole e la sensazione che hai sul viso è quella di... è presente quando applichi un primer che ti si forma una sorta di patina sul viso e ti si uniforma appunto l'incarnato. È una bella sensazione, però appunto... Voglio riutilizzarlo e voglio mostrarvelo utilizzato, voglio mostrarvelo in un get ready proprio per farvi vedere il risultato finale. Quindi questa è stata una mia prima impressione. Poi ho comprato invece, a parte il profumatore, un'altra tinta labbra sempre di Maybelline e questa l'ho comprata sotto vostro consiglio perché nei commentini, quando vi ho mostrato questa nel video dei prodotti preferiti del periodo, vi ho chiesto appunto se le avete provate, fatemi sapere con un commentino qual è la vostra colorazione preferita, perché questa per me è stata il top. Si fissa, ottima texture, bella, 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 la devi proprio struccare. Questa invece sul mio tipo di pelle, sul tipo di pelle, sulle mie labbra, con il mio tipo di incarnato si va a perdere un po'. Questa è la colorazione 05. Si va a perdere parecchio e a differenza di quell'altra ho notato essere molto più pastosa. Non lo so, non si uniforma completamente. Anche questa comunque la devi struccare. Considera che ieri, ad esempio, io l'ho applicata alle 10 del mattino e l'ho struccata all'1:30 di notte, però c'è da dire che nel mentre io non l'ho ritoccata e si è sgretolata al centro delle labbra, però mi sono fatta pranzo e cena, quindi comunque sia si è fatta diverse ore, tante ore, che per una tinta classica... Considerate che io quando applico le tinte, ad esempio quella di Pixi, dopo il pranzo, dopo la cena, per quanto siano stupende, vanno via, si perdono proprio completamente. Quindi questa colorazione, ripeto, non mi ha fatto particolarmente impazzire, però magari ne provo un'altra. Ho sentito una mia amica che l'ha presa nella colorazione... Oh no, non mi ricordo la colorazione, comunque è rossa, praticamente proprio quel rosso vivo. E mi ha detto: Vale, si attacca, non si asciuga e viene via facilmente. Non lo so, magari è un difetto di queste colorazioni, sono diverse tra di loro. Boh, fatemi sapere con un commentino. Comunque, ora io vado a riposare. Vado, prima di riposare, vado a editare il video così che magari domani è online. E nulla, ragazzi e ragazze, io spero che questo video vi sia piaciuto, vi abbia tenuto compagnia. Se così fosse, spolliciate, fatemelo sapere con un commentino, ma soprattutto fatemi sapere se volete che magari il video lo pubblico tipo la mattina, come stavo facendo ultimamente, oppure verso le 2, così che io possa capire i vostri orari. Quindi nulla, vi mando un enorme bacione e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!